Teresa Arslan, creatrice di gioielli in argento che lavora da molti anni, ispirandosi soprattutto a elementi della natura e dando origine a questi bellissimi oggetti indossabili che differenzia il gioiello dalla scultura vera e propria. Possono anche essere considerate microsculture, per la verità. Ora ci racconta come nasce l'oggetto gioiello indossabile e quindi qual è il processo della produzione di questi oggetti. Per arrivare a un oggetto finito e quindi anche lucidato, trattato, satinato, eccetera, si parte attraverso una serie di procedimenti che consistono nell'imprimere nella creta determinate impronte nella creta. Dopodiché il pezzetto di creta viene cotto in forno. E quando è cotto, come per esempio questo oggetto, eccolo qui, quando è cotto, viene poi trattato da un laboratorio specializzato per ricavare delle gomme che sono degli stampi, che poi consentono il versamento della cera, vedete qui il condotto della cera persa, a produrre un piccolo oggetto in cera. La cera è un meraviglioso materiale che si può lavorare in tanti modi. Vedete qui per esempio questi oggetti che sono ottenuti anche soltanto dal farcolare della cera liquida su un piatto, su un tavolo. Quando l'oggetto è finito in cera, sempre attraverso un laboratorio specializzato, lo si trasforma, facendolo colare, in argento o in oro con un peso specifico molto più alto, in argento con un peso specifico minore. E da questo si ottiene l'oggetto finale che poi va trattato in modo opportuno con spazzole, con carta vetrata, con materiale lucidante. Arriviamo all'oggetto finito, qui lucidato, satinato, trattato con diverse tecniche, passando attraverso diversi episodi. Il primo è quello di imprimere nella creta un'impronta, impronta che imprimiamo con degli oggetti, del tessile, dei rametti, della pietra, cose del genere. Dopodiché questo oggetto di creta viene cotto in forno, e diventa un pezzo di ceramica. Eccolo qui, un pezzo di ceramica. Tecnici specializzati trasformano il pezzo di ceramica, eccolo qui, in un pezzo di cera persa. Guardate qui cosa si ottiene, per esempio, facendo sgocciolare della cera persa, della cera su un tavolo, su un foglio, eccetera. Dalla cera persa, sempre in uno studio tecnico, si realizza l'oggetto d'argento, il quale oggetto d'argento poi naturalmente deve essere trattato, nel senso che o si lucida o si passa a satinare o si tratta anche con dello smalto colorato. Qui ci sono degli oggetti trattati con smalto colorato, eccoli qui. Questo è il lavoro finale, al quale poi verranno applicati o cordini o anelli o spille. L'inizio però è la partenza da
delle ipotesi fatte in materiale anche volgarissimo, come cartoncino, carta addirittura, cioè si ragiona prima su del materiale poco nobile, nel quale si decide la forma, l'ipotesi di quello che si vuole ottenere. Ecco qui. Nel caso, per esempio, di trattamento di lamiere, ecco il passaggio dal cartoncino, per esempio, alla lamiera, eccolo qui. Qui si tratta di operare una torsione del metallo che viene tratto da fogli di argento, viene piegato con lo strumento apposito, il quale, come vedete, fissa l'oggetto, ecco, dopodiché è possibile lavorarlo per ottenere questi pezzi particolari che vengono poi trattati con un manipolo al quale si applicano questi elementi, vedete, che fatti ruotare permettono di trattare, di lisciare, di perforare, di trattare in modo diversissimo. L'ultimo passaggio di tutti questi oggetti è quello della spazzola, che dentro la quale, che ruotando con diversi tipi di spazzole permette la lucidatura, per esempio il trattamento degli oggetti in modo finale. Una cosa interessante sarebbe di capire qual è stato il peso della tua formazione di architetto in questa esperienza di creatrice di gioielli. Beh, anzitutto il gusto dei materiali, cioè la conoscenza anche di determinati materiali, non che si costruiscano le case in argento, ma il trattamento della creta, dell'argento, della satinatura, delle finiture, del modo di trattare i materiali anche in architettura, in arredamento, eccetera, può essere stato un aiuto. La pittura, anche quel po' di pittura che ho seguito nei primi anni giovanili, lo stesso il gusto dei colori, delle forme. E questa scelta dell'argento piuttosto che altri materiali preziosi da che cosa è determinata? Dunque, è una questione anche di peso specifico. Il realizzare in oro, in questi stessi stampi, anziché in argento, lo si può fare sempre, tenendo però conto che l'oro ha un peso specifico molto superiore all'argento e quindi un oggetto diventa molto più pesante e costoso. Commercialmente, diciamo, come apprezzamento da parte dell'utente, di chi deve indossare il gioiello, l'argento è un materiale apprezzato, pari all'oro, di più, di meno, a tuo avviso? Meno apprezzato dell'oro, naturalmente, perché è più deperibile, perché è ossidabile, mentre l'oro è per eccellenza, come tutti sappiamo, il materiale più prezioso che esista. E la destinazione finale dell'oggetto, della microscultura che diventa gioiello, cioè il fatto di decidere se dovrà diventare un pendaglio o una spilla o un orecchino, da che cosa è determinata? Direi dalla forma dell'oggetto stesso, dal gusto del fruitore finale, dal tipo di finitura che si può applicare all'oggetto stesso, al fatto di appenderlo con un cordino piuttosto che applicarlo con una spilla, ecco così,
a un tagliere, a un vestito, al fatto di farne degli orecchini naturalmente, e questo è dal gusto soprattutto della persona, la quale a volte preferisce l'oggetto più apertamente descrittivo, fiore, pesce, oppure un oggetto anche astratto e ispirato a linee e a forme astratte, come sono in generale questi, che pure possono rappresentare dei fenomeni naturali. Può dire che ognuno di questi gioielli è un pezzo unico, oppure è riproducibile in quantità limitata o addirittura in quantità illimitata, usando questo procedimento appena illustrato? No, si può riprodurre in un certo numero di esemplari, proprio perché lo stampo, così come predisposto, può sopportare 10 produzioni successive prima di essere sciupato. Nel caso invece di materiali piegati, tagliati, qui va a disegno chiaramente, qui bisogna prendere il forbicione dell'argento, ritagliare le forme, poi applicarle in un modo piuttosto che nell'altro. In pratica io interpreto che il committente, cioè una persona a cui piace un tuo gioiello, può chiederti di realizzarglielo come spilla o piuttosto che come pendaglio, piuttosto che come orecchino. Cioè, una volta che gli piace una certa tipologia e un'immagine che gli ricorda un certo tipo di elemento del paesaggio, lui stesso può chiedere che diventi un oggetto da collier, eccolo qua. Questo stesso può essere benissimo. Un collier, sì. un oggetto appeso, certo. Oppure un oggetto fissato, agganciato, con la spilla, certo, predisposta. Ognuno di questi può essere trattato in questo modo. Grazie, Teresa.